Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video voglio provare una cosa. Non so ancora che nome dare a questa miniserie di nuovo o se continuarla come la serie normale. Sì, sto facendo le patenti. Vedrete anche perché. Finisco le ultime tre, completo tutte le patenti, cioè queste qua, quelle principali, perché la patente S, quella finale che si sbloccherà più avanti, non mi servirà nemmeno cazzo. Finisco qui, ok, bravissimo, senza fare laggate. Che Jaguar di merda. Sì, sono un po' incazzato perché a parte il video precedente, ma anche perché questa serie vuole rimanere sempre con me e dovrebbe essere interminabile alla fine. Aspetta che questa patente la dovrò rifare perché prenderò il bronzo, forse anche di più. No, 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 ce l'ho fatta. Ho preso l'argento senza nemmeno sapere niente. Sì, quando sono incazzato sono bravo. Sì, dovrò. Minchia, che bella macchina. Minchia, che macchina, ragazzi. Non so che cosa fare, guardate, cioè io vorrei continuare per così andiamo a girare un po' tra i campionati e vediamo un po' che cazzo si può fare. Come con l'internazionale A, vediamo un po' che si può fare. No, curva di merda! Sì, una. Vabbè, dai, oh, me, dai. Non apprendiamolo come un fuoripista questo, dai, cosa pretendi? Cosa vuoi che sia? Questo dovrebbe essere, in realtà, avete presente la mia macchina rossa, quella merdosa, la quale sono molto incazzato? Ecco, però in versione Le Mans, cioè in versione molto sportiva. Sì, infatti Nissan R300 e qualcosa si dovrebbe chiamare questa. C'era scritto sulla macchina Nissan R. Perché ho preso il bronzo così a cazzo? Nissan R qualcosa si dovrebbe chiamare. Facciamo l'ultima patente, finiamo, prendiamoci la patente, così almeno possiamo fare altri campionati. No, bella sta macchina, questa è l'epicità. Quest'auto l'ho avuta per la prima volta. No, bellissima. No, quest'auto la voglio. Allora, l'ho avuto per la prima volta quest'auto. Minchia come gira di merda. L'ho avuta su. Ecco che esco fuori perché non la vedo. Non la vedo quella curva. Ripeto, quest'auto l'ho avuto per la prima volta su Forza Motorsport 4. Anzi, no, precisamente su Forza Motorsport. No, Forza Motorsport 4, esatto. La comprai da quando ero piccolo. Da quando la vidi la prima volta, quando ero piccolo, sono innamorato di quest'auto. È fantastica. Pensare che in questo gioco, su Gran Turismo 2, ne stanno tre versioni di questa vettura. Così, poi sta quella in versione che si compra, che si paga, cioè nel gioco sempre, con i soldi del gioco, perché ancora i DLC a pagamento non esistevano a quei tempi. Quindi si compra con il concessionario. Perché non giri? Si compra nel concessionario. E sarebbe la versione stradale, un po' più lenta di questa. Questa invece è la versione da corsa, che diciamo che l'hanno aggiunta in tutti i videogiochi di corse ultimamente. E sarebbe la classica che ha vinto anche Le Mans. Perché questa qua, se non sbaglio, è del 1999. Invece quella che dico io è del 2000. E se non sbaglio non vinse vinse Le Mans. Invece questa qua no. Sì, sto parlando troppo. Però questa qua è dei tribali. Che cazzo sono? Sono proprio più fighi. No, ti prego. Ti prego, no, ma perché la devo sempre rifare? Dai, l'ultima patente di merda, una patente di merda, cosa vuoi che sia? Perché devo rifarla così? Perché non sto riuscendo? Ok, fino a qua è tutto bene, potrei prendere l'uro, però ora non più. Perché non posso, perché la macchina non accelera, ecco, non girava, ecco. O dovevo buttare il freno a mano in quel punto, non lo so. Andiamo dritto, senza perdere millesimi, andrizzandoci. Madonna, è quel punto lì che sbaglio, perché io potrei prendere l'uro. Fino alla curva, fino a quella curva io sto benissimo. Io sto benissimo. Che cazzo è successo? Oddio, laggato incredibile. No, ho sentito infatti il rumore, ho sentito stava della laggata, perché ho sentito il computer che ha fatto tin. Non so che cazzo sia. E vabbè, dai, oh, e che palle. Spero che è vero. Ma sì, dammi il tempo di fa, veloce! Scusate le ripetizioni di questa, ma devo farla per forza. Devo farla per forza, perché non si può. Beh, io la prendo larga sta curva, secondo me non la devo prendere proprio larga, la devo prendere direttamente stretta, però mi viene in automatico purtroppo. 17, 18, 19, figlio di puttana, ho completato le patenti! Stronzo! Lezzo! Ho completato le patenti, vaffanculo, prenditela in quel posto, l'ho fatto, coglione, l'ho fatto.
Sì, salviamo ragazzi, salviamo perché è una cosa. Questa rimarrà nella storia. Sono riuscito a prendere tutte le patenti. Cioè l'ho fatta, vaffanculo. Da quando ero piccolo non ero così felice. Aspetta che appena ho volato un pezzo di una cosa. Ok. Appena ho volato un pezzo della pennetta. Finalmente l'ho fatta. Vaffanculo, salviamo la partita. Non ce ne fotto né merito cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Cioè l'abbiamo fatta. Non ce l'ho fatta solo io, ce l'hai fatta anche tu. Tu che mi stai seguendo. Tu coglione che mi stai seguendo, ce l'abbiamo fatta. Sì, sei coglione perché per me sei il mio piccolo coglioncello. Ora che abbiamo finito, abbiamo salvato. Posso levarmi questa euforia che ho addosso. Possiamo continuare e andare a vedere gli altri campionati. Allora, mi sono fissato con questo campionato da quando ero piccolo. No, è fantastico, cioè tutte le stelle della serie GT, cioè che cazzo significa? Poi Super Speedway, perché Super Speedway? Grand Valley, Special Stage R5, Red Rock Valley, Roma City, no, Laguna Seca no. Allora, voglio provare a fare Super Speedway. No, non la faccio con quest'auto. O forse sì. No, facciamo Special Stage R5. Il video verrà un po' buio, perché questa gara è un po' buia. Sto provando, ragazzi, può darsi che ora spenga subito. Perché qua mi ricordo, quando ero piccolo, c'era un'auto che spaccavano i culi. Ne stavo appena parlando di quella macchina. Una Toyota GT1, un Alfa Romeo. No, vabbè, dai, dai, che vuoi che sia. 5 giri, vabbè, 5 giri forse è bello. E vabbè, ma non dovete scappare così, cioè, è un po' cauti, cioè, dai, oh. Cioè, ma ci rendiamo conto. C'è un Alfa Romeo che è andato a sbattere. Eccola qua, vado a sbattere pure io. Dai, un po' più calmi ragazzi. No, questo campionato tutte stelle non si può fare. Avrò bisogno di auto veramente speciale. Però qua se vinci, arrivi primo in una di queste gare, cioè vinci auto con i controcazzi. Cioè Coppa numero 1 motore di turbo. Cos'è? Test course, no. Deep Forest. Ok, non era motore aspirato la macchina mia. Ah no, è motore turbo. Cribbio, non mi ricordo. Proviamo, iniziamo la gara, vediamo. Stiamo provando tutte. Auto apparentemente tuning. Cioè, tutte in stile Fast and Furious. Quindi la macchina mia, cioè, oddio, dovrebbe andare proprio perfetta. E vabbè, ma scappate tutti. Ma tornate qui, perché ve ne andate? Avete dell'accelerazione della Madonna. Ah no, no, questi qua si stanno arretrando un po'. Sì, dai. No, non ce la faccio. Cioè, però quella bianca sarebbe il mio modello, la macchina mia, però versione molto più stilizzata e più figa, con tante scritte. Cioè sarebbe la macchina mia, sarebbe. Vai che ce la possiamo fare. Dai che ce la possiamo fare. Ci buttiamo addosso. Ecco, un'altra macchina mia lì sta avanti, un'altra macchina mia, eccola lì. Ok, la prima l'ho buttato all'aria. Il secondo, scusate la buiezza del video. Scusate se il video sta venendo troppo scuro, ma dovete capire che non si capisce un cazzo in questa gara. È un po' buia questa gara. Infatti nel video della prova a tempo che io feci tanto tempo fa su questa gara ho dovuto aumentare, diciamo, la luminosità. Però non è che sia venuto tanto bene. Sì, ma levati davanti i coglioni, cioè c'è una macchina figa, sì, tutto quel che vuoi, anche se la mia più bella, perché c'è cerchioni blu, ma ti puoi levare davanti i coglioni. E se invece devo comprare un'altra auto, mi devo prendere un'auto più forte, più figa. Ui, troppo lenta, non ce la facciamo. Senti, la macchina mia c'ha tantissimi cavalli sotto il culo, però non ce la facciamo, so io che macchina andare a prendere. Spero di non fare un'ennesima cazzata, non era Nissan, era Tomikaira. Allora, prendiamo la mia. Sì, vabbè, ma costa un sacco di soldi. Ah, no, no. Allora, questa, no, no. Questa qua sarebbe il modello della mia macchina, quella rossa, però fatta con i controcazzi. È bellissima, bellissima, ragazzi. È fantastica questa. Oppure c'è questo modello qua. Sì, stanno tanti modelli. Poi sta anche, questo sarebbe il modello più vecchio, sì. Poi sta anche una Nissan Micra tutta fatta con i controcoglioni. Non lo so perché. Ecco qua. Si è fatto un allaggato, ok. M13. Cioè, che la macchina della mia professoressa non me la immaginavo così.
Questa qua mi piace tanto. Sinceramente, mi piace tantissimo. Però 276, che cazzo devo farne? O mi butto tutti i soldi su quest'auto. 364. Però, cioè, io solo per 2000 crediti non posso andare a comprarmi questa, che è 394, cioè la stessa somma delle mie, dei miei HP della mia macchina. Cioè, se io la vado a potenziare, questa è una bomba. Però voglio prima andare a vedere su Nissan se sta uno stesso veicolo, cioè la stessa macchina, naturalmente standard, però che abbia la stessa potenza. Vado su auto nuove perché io sono pro, non ho bisogno di auto usate. No, no, il cazzo, sono troppo lente. Auto usata, sì, vabbè, dai, Nissan GTR 98. Troppo lenta, troppo lenta. E quindi non so a chi affidarmi. Se facciamo Subaru, dai, nuova. Vediamo un po' che punto sono arrivate le Subaru. No, che schifo. Che schifo di auto, aspetta. Questa qua dovrebbe essere. No, questa è quella lunga. Quella lunga. No, 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 non sono auto troppo pietose. Suzuki, Honda, Nissan, Micaela. Devo vedere anche i pezzi di modifica. Senti, io vado a fare una gara, mi guadagno quei soldi che mi servono. Vado a farmi una gara, un circuito così random, giusto per vetture sportive, così. Facciamo. Sì, va bene, facciamo Red Rock Valley. Sì, mi prendo quest'auto, questa qua che mi voglio comprare, che sarebbe la mia macchina, però proprio spacchevole. E poi niente. Potrei anche vendere un'auto per guadagnarmi quei più qui di soldi, ma non mi interessa vendere auto, perché le auto servono sempre, qualsiasi modello. Dai che ce la puoi fare. Pazienza, dai, ce la puoi fare. Sì, ok, beh, fantastico. Cioè, sono le stesse auto, cioè sono auto del mio calibro, però sono nuove, quindi sono più fighe. Vai, grazie Chevrolet Corvette. Mi hai fatto fare un drift della Madonna. Ok, bravissimo. Dai, questa gara forse non mi ricordo quanto vinco se arrivo prima. Ah, se arrivo prima dovrei vincere anche un'auto, perciò ben venga. Ho tagliato la strada quando non si doveva tagliare in quel punto, perché non ha proprio senso, ma solo rallentato. Drift della Madonna. Vediamo che gli altri gli ho spalato il culo, li ho trapanato il culo a tutti. Però non devo far merda, perché sennò finisce come l'ultima gara a Laguna Seca, che è successo in macello. Ecco. Quindi non vorrei che finisca così. Il catarro in bocca. Quindi qua freniamo. Amo. Qua trolliamo. No, c'è quello là che mi sta a raggiungere. Mi sta a raggiungere. Perché ho fatto sta curva di merda? Perché? Perché? Mettiamo in modalità Silver DX, perché qua mi fanno il culo in velocità. Sicuramente, dai, mi fanno il culo in velocità. Così, così dicevo. Così è. Lotus, Falk. Vediamo che tutti gli sponsor se ne vanno via, se ne volano. Cioè, ragazzi, non è che sia tanto brutta stasera, sinceramente parlando. È solo che è per chi mi segue. Che poi può essere troppo stufosa, troppo disidice dalle mie parti, troppo cacacazzo, troppo rompipalle, troppo stomacusa, ecco come che si dice. Stomacusa, in senso che, cioè, mi devo soffermare su, cioè, in senso, spreco tutta la mia vita a fare questa serie invece di fare altri videogiochi di corse di tanto tempo fa. No, tanto tempo fa, può essere anche un videogioco di corso odierno, poi dipende se a me piace o no. E mi punto su questo gioco. È un po' brutto, ecco perché vorrei che finisse subito questa serie. Però dai, alla fine non è poi tanto brutto. Ah, quindi il freno funziona anche se accelero. Wow. Però non si illumina. Non si illuminano le luci. Mi soffermo su questa serie. Poi è un po' brutta la cosa. Cioè, non... Ecco, mi sono spiegato a parole mie. Io ho un macello di video, ragazzi. Un macello di video nell'hard disk esterno. Che ho capito perché mi fa le laggate, ora che ci penso. Perché io, le registrazioni vanno direttamente a finire nell'hard disk esterno, che sta collegato. L'hard disk esterno è Toshiba, sì. Ma non è dei migliori, perché
No, che non è dei migliori, che è sempre un hard disk esterno, cioè i video vanno a finire là dentro. Durante il trasporto può causare delle laggate. Infatti, nei primi video che facevo su Gran Turismo e così, non faceva laggate come adesso, perché li caricavo tutti sull'hard disk interno del computer, e infatti poi mi si riempiva l'hard disk a vuoto, a nulo, a cazzo. No, no, fare stronzate, no, non fare stronzate, no, mi servono i soldi, non fare stronzate adesso, a nulo. Io mi dovevo prendere la macchina di Gianni Morandi, quella Nissan Primera blu, quella veramente troppo bella, tutto perché non sono andato a prenderla quel giorno che ho comprato quest'auto, quel primo giorno, quella del prima puntata di Gran Turismo. Ui, ero tutti lì davanti ai rogoglioni, che ero rotto il cazzo. E quando quel giorno potevo andare a comprare quella macchina di Gianni Morandi, invece sono andato a prendermi questa. Cioè, oddio, è bellissima quest'auto, mi è sempre piaciuta, però è troppo difficile, non puoi potenziarla più di tanto, c'è un macello. Addirittura io ho speso i soldi per le gomme da terra, cioè, ma state vedendo che sto facendo circuiti da sterrato su Gran Turismo, cioè, mi state vedendo fare... Ho vinto! Mani al cielo! Po 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 po. Basta. Qua siamo per vincere, vai, successivo. Vai! 10.000 crediti! No! Fantastico, mi sono dato un pugno in testa. Hai una nuova vettura! Fantastico! E se non ne vale la pena comprare questa nuova auto e tenermi questa nuova vettura, che ora vedremo. Basta che non mi far figure di merda, speriamo che sia una bella macchina. Non mi far... ecco, le laggate intanto. Infatti si sente l'hard disk. No, fantastica, no. Perché non ho visto questo campionato tanto tempo fa? No, se la vendo c'è, io mi divento il migliore, il più ricco. Dashin, cioè, allora, ci vediamo nella puntata finale domani. No, fantastico. Addirittura con la scritta R davanti. Trofeo Super Touring. Sto arrivando. Deep Forest, no, Laguna Seca, vaffanculo. Sto arrivando con l'auto più potente, vaffanculo, auto G Gianni Morandi. Cioè, io dovrei fare questa gara tantissime volte per vedere quante volte dovrò vincere questa Dashin. Com'è che si chiama? Dashin Silvia. Non c'è la macchina di Gianni Morandi. Ah, ti sei preso paura, macchina di Gianni Morandi, eh. E poi questa auto che sto guidando adesso è proprio perfetta per questo campionato, essendo un auto touring. No, che bello, guarda. Mi sento proprio fiero, mamma. Io me la ricordavo quest'auto, ma non ricordavo. Cioè, vabbè, dai, è vero che sono veloce, però non fin questo punto. Dai, ora è troppo facile. Ora è troppo facile. E non mi far sgommate del cazzo. No! Questa sgomma di più. Allora. Però dai, ce la posso far, dai, ce la posso far. Minchia, come cazzo sgomma quest'auto, raga. Cioè, sì, è bella, accelerazione è normale, siamo andato da corsa, però... Sì, infatti si mantiene, cioè, rispetto a quella... alla Nissan Skyline che sto usando da una decina di video, si mantiene. Però, cazzo. Non si sente il rumore, però se quando cambia la marcia senti un rumore tipo... tipo la turbina, senti... Piu, piu. Fantastica, fantastica, fantastica. Vorrei farvi ascoltare la sinfonia di quest'auto. Aspettate. Aspettate. Non è che si senta tanto, però vorrei farvela ascoltare. Ecco, stai ascoltando proprio il rumore speciale. Non si sente un emerito cazzo, sinceramente. Si sente più la musica. Però, mamma mia, quando cambia la marcia. Ehi, auto di Gianni Morandi, non ci sei? Ti sei presa paura? Eh? Ti sei presa paura? Gianni Morandi?
Cioè, questo doveva essere l'episodio Super Touring. Però invece. No, Super Touring. Super. Sì, Super Touring. Come si chiamava? Touring Car Championship. Doveva essere il quarto episodio finale. Ma. Non lo metto nel quarto episodio finale. Lo metto solo come una delle auto più speciali del gioco. La Dashin. Pensare che quest'auto su Gran Turismo, sì. A parte non esserci, però c'è un modello molto simile. Costa. No, non ricordo se si vince. Se non sbaglio, sì, si paga e costa un bel po' di soldi. Un bel po' di money. Mamma mia, che bellezza quest'auto. Mamma, mi rilasso, dai. Dai momenti di crisi, stiamo arrivando ai momenti che vincerò tutte le gare. Cioè, con questa io potrei fare la Liga lì. Il campionato del Pacifico e il campionato dell'Atlantico. Lì, che cazzo era. Wow, vedete come slitta? C'è questo problema. Ah, ancora non è finita la gara, ma che palle. Che due palle, raga. Non può non finire. Cioè, se io faccio un'altra volta quella gara là di prima e arrivo di nuovo primo. Cioè, mamma mia. Mi mancavano queste perle di Gran Turismo 2. Io lo sapevo che era così questo gioco. Cioè, sì, è difficile. Però quando ti tocca vincere qualcosa, cioè, se ci metti veramente l'impegno, vinci uno. Ora, dopo questo, ragazzi, ora che ho questa bomba, non è un po' come 10 episodi fa che dissi: ora che ho questa bomba della Nissan rossa, posso vincere tutto. No, questa volta, ora che ho questa bomba, non posso vincere tutto, perché il trofeo All Stars, quello tutte stelle, col cazzo, cioè, mi bruciano. Però diciamo che posso portare a vincere auto più potenti che possano superare anche la Liga finale. Perché sì. Però una pecca, quest'auto non va sulla terra. Non è da rally. Non puoi dirmi questo. Sì, infatti non è da rally. No, fantastico. Cioè, ci siamo separati tutti dal gruppetto che eravamo tanto tempo fa. Ognuno si è preso. Infatti, se voi vedete, sono aumentate di potenza le auto. Non c'è più quella Nissan di Gianni Morandi. Allora, quella macchina rossa di merda, però la voglio vendere. Ho detto, no, non vendo nessuna auto, ma quella là la voglio vendere. Mi ha fatto perdere i milioni, mi ha fatto perdere. Quando potevo fare questa coppa con queste gare così. Ma vaffanculo, official timer di merda. Ora facciamo l'ultima gara dopo. Cioè, la prossima. Cioè, vedete, piccolina, con le ruote da fuori. No, fantastico. Io che volevo comprarmi quella Nissan là, quella Atomica Ira. Continua. C'ho un bel po' di mal di gola. C'ho molti mal di gola. Ma che cazzo. Oddio. Allora, qua dobbiamo invece. No, ho sbagliato. Qua devo andare. No, ho sbagliato. Trofeo Super Touring. Ah, ma questa era la gara iniziale. Infatti faccio le altre. Quali bestioni dovrei vincere? Oh, Cristo. E pensando che anche la Dishin, ossia questa macchina che ho adesso, si potrà diciamo modificare di poco, a quale potenza immaginabile potrei arrivare? Però è sconsigliato modificare queste vetture così. Ehi, ti sei bloccato? Ah, ecco, ha caricato. Guardate, mi sono cacato sotto. Pensavo si fosse bloccato. Allora, si bloccava e crashava, giuro. La serie finiva, La serie finiva. Chiudevo il canale, cioè. Mi dovrebbero fare il culo con questa. Bella, la Dodge Viper. Però nera non mi piace. Mi piace blu. Pronti? Via. vabbè. Sì, va bene, dai. Ma voi non avete gli sponsor sulla macchina. Cioè, voi non potete essere più veloci di me. Cioè, guardate. Oh, questo è Red Rock Valley. Madonna, l'odio questo. Non è Red Rock Valley, questo è Grand Valley Speedway. Minchia, Grand Valley Speedway. Non la faccio da quando ero. Non so di quanti anni fa. Grand Valley Speedway. Allora, io mi ricordo, non si andava dritto su questa gara, ma si girava, si sterzava verso sinistra. Infatti, è così. Grand Valley Speedway, vaffanculo, che cazzo di gara. Ecco gli sponsor dell'Atomica Ira. Sta piangendo che non ho comprato l'auto. Qua stava un salto. Stava un salto, mi ricordo. Poi l'hanno rimosso su Gran Turismo 2. Questa è una curva di merda. Acceleriamo, bravo. Bravissimo. Cioè, li ho abbandonati. Però non devo far cazzate, perché ho notato che quando rallento troppo l'auto, c'è una perdita di controllo molto eccessivo. Molto eccessivo, si può dire. Cioè, un controllo proprio va a perdersi. No, è fantastico. Ci farò un giro veloce con quest'auto.
No, giuro, proprio bella, proprio bella, raga, proprio bella, proprio bella, proprio fiera. Cioè, c'è una perdita di controllo, perché mantiene la strada, sì, è fantastico questo. Però quando rallenta e dà il colpo di grazia d'acceleratore, non ce la fa, cioè perde controllo. Infatti ora noterete, no, ora non perde controllo, però quando rallento, vado in prima marcia, sotto, vado a meno 4 marce, mi perde il controllo. Ecco adesso, guardate, ecco, avete visto? Mi ho perso il controllo, l'ho fatto apposta questa volta per farvi vedere come mi perde il controllo. Però non è che faccio proprio così con la curva. No, 3 giri su 1, che palle, che palle. Ma è Nissan o da Shin? No, Daishin, Daishin. Vabbè, quel che cazzo è sempre una macchina con i controcoglioni. Questo è quello che conta. Se ci fosse un modo per portare le auto da tipo a Pokémon, che si portavano i Pokémon dalle vecchie generazioni, ecco, se ci fosse un modo di portare quest'auto a Gran Turismo 4, Gran Turismo 6, sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico portare questa auto così. Ma sicuramente non si può, perché so che ogni Gran Turismo che fanno portano già da sé. Ultimamente stanno portando sul Gran Turismo 6, hanno portato, non ho un porting proprio pure di modelli 3D, le auto di Gran Turismo 3 le stanno portando, le hanno messe su Gran Turismo 6, quelle che hanno aggiunto al 4 e al 5 le hanno portate sul 6, e così via si sta facendo, senza modificare, andare a modificare i modelli 3D. Infatti tu vedi le auto premium, le auto standard che stanno negli ultimi Gran Turismo, le auto premium sono quelle nuove, cioè quelle fatte bene con i modelli 3D per PlayStation 3. Le auto standard sono quelli fatti con i modelli 3D di PlayStation 1. Molte vengono rimosse. Vengono rimosse perché, tipo quelle di Gran Turismo 2, la maggior parte sono state rimosse. Sono state rifatte da capo su Gran Turismo 4. Le abbiamo rincontrate. E sono state rimosse perché un po' non pagavano i diritti. Un po'. Che cazzo ne so. Le hanno rimosse sicuramente. Che cazzo ne so. Per farti. Per farti comprare per forza il gioco, perché tu attendi un attesissimo DLC, invece non c'è nemmeno la possibilità, almeno era come Forza Motorsport che modificavi un po' l'auto, no? Ecco, guardate, ho fatto la stronzata. Cioè, almeno tu dici, vabbè, la Dashin non ci stava su Forza Motorsport, però cazzo, la potevi creare o scaricare da internet se avevi l'Xbox Live Gold. Scaricavi il modello creato dagli altri utenti ed era pure gratuito. E questa è una delle pecche di Gran Turismo, la quale non mi piace più. No, è fantastico, guarda che faccino che c'ha. C'ha pure i punti interrogativi sotto le luci. No, questa auto è fantastica. Ma io mi ricordo ce l'avevo quando ero piccolo. Ma non era solo questo colore, perché da Shindora mi ricordo che c'era una Nissan Silvia come questa, però di colore bianco. O mi ricordo male, non so. Perché mi ricordo che non è, secondo me non è questa solo, ne sta qualche altro colore, qualche altro modello. Ricordo, su Gran Turismo 2 sono tantissime le auto segrete che ci stanno, cioè ragazzi, questa è una delle tante cose che mi piaceva di Gran Turismo 2, di questo titolo. Sì, ho detto prima, ho detto nella puntata scorsa, sì, Gran Turismo è un gioco di merda, ma Gran Turismo 2, sì, è un gioco, sì, però è proprio il fatto proprio del collezionismo, delle auto segrete che stavano, perché ormai sono state spoilerate tutte, anche sull'ultimo Gran Turismo. Cioè, proprio per questo ti rende bello il gioco. Se vi dicessi, cioè io non lo so, io so che stanno addirittura, vabbè, quando sbloccherò l'auto ve lo dirò e vi ricorderete di questo video, e vi ricorderò, sicuramente ve lo dirò, vi ricorderò che di cosa vorrò parlare quando sbloccherò l'auto, che dirò. E allora ve lo accenno, cioè in pratica ci sta la Mitsubishi FTO, si chiama, di colore verde speciale, un po' tipo la Dashin questa qua, non mi ricordo che marca è, però so che è verde. Ok, quantomeno te l'aspetti, ti troverai uno stesso modello uguale, nero, però poi uno stesso modello, però a tipo auto da rally, cioè fatta verde, colore verde, senza che, sempre verde, però è un po' difficile da spiegarvi, quando la sbloccherò la farò vedere. Ok, sono arrivato primo, parlando, la Gola se n'è andata, mi sta salutando la Gola. Ciao Gola, ciao Davide. Davide? Ma che Davide? Mi chiamo SilverDX. Sì, sì, è un'abitudine, mi chiamo Davide, mi dicono che mi chiamo... No, in realtà non mi chiamo Davide, io in realtà mi chiamo Silver. Continua,
bonus. No, che bello, 100.000 nuova vettura. Speriamo che ci sia la R. Cioè, se la prima gara stava una macchina con la R, cioè la Dashin, nella seconda gara che versione dovrebbe stare? E nella terza? Vabbè, io vi saluto vedendo quest'ultima macchina. Che cazzo ho fatto? Non la voglio più vedere. Ciao a tutti ragazzi. No, fantastica. 608 HP. Cioè, io con questa posso vincere la All Stars. Cioè ragazzi, che cazzo ti metti a fare i soldi da parte? Se poi c'è... Io mi ricordo che c'era questo trofeo qui. Allora, vi racconto una storiella su quest'auto. Stanno due modelli pure di quest'auto. Questa nera così. Questo è lo stesso modello, sempre Castrol, però è tutta verde, fatta di merda così. Vabbè, poi stanno altri sponsor, 40.000 sponsor, pure della mucca momosta di quest'auto. Vabbè, vabbè. E quando ero piccola, quando ero piccolo, la vidi la prima volta quest'auto, giuro. Volevo, cioè, non sapevo che dire, cioè io rimasi. Aspetta, io questa gara ho vinto questa. E nella prossima gara quale auto vincerò? Ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao.